Siamo sulla banchina nord del porto di Pescara con Claudio Lattanzio, presidente del FLAG di Pescara. Torniamo a parlare della mucillagine che sta creando problemi su tutto il litorale adriatico, in particolar modo il litorale abruzzese. Qual è la situazione a tutt'oggi? È un problema che si è presentato già qualche settimana fa. La mucillagine non è niente altro che materiale organico di origine zuccherina che da un punto di vista proprio della vista è brutto da vedere, non è inquinante ma crea grossi problemi al mondo della pesca, perché essendo appunto di natura zuccherina si attacca alle reti che vengono trainate dai nostri pescatori o alle reti che vengono poste in maniera fissa dagli operatori della piccola pesca, e questo fa sì che la rete non riesce a lavorare nella maniera dovuta, si chiude durante il suo traino e il pescatore è costretto a tirarla su sempre più frequentemente rispetto a una normale battuta di pesca, con una naturale perdita di tempo e una naturale perdita di produzione. Alcuni pescatori parlano addirittura dell'80% in meno di pesca. Certo, le percentuali sono variabili, ma è indubbio che il mondo della pesca sta subendo una diminuzione drastica della produzione proprio per quello che le dicevo prima. Faccio un esempio pratico: in una normale battuta di pesca la rete viene trainata dalle barche per circa 3 ore, in questi casi già a un'ora di pesca si è costretti a issarla su, quindi si perde tempo nelle operazioni di salpare e poi calare, si perde tempo nell'operazione di trascinarsi la rete dietro la barca per tentare di togliere quella mucillagine che si è attaccata durante quella piccola ora di traino. Viene da sé che proprio i tempi effettivi di pesca si sono ridotti in maniera drammatica. È possibile fare previsioni, cioè quando andrà via la mucillagine o no? Credo che nessuno possa sapere, abbia risposta a una domanda del genere. È un fenomeno naturale, del tutto naturale, è dovuto dall'incredibile innalzamento delle temperature e quindi nessuno può fare previsioni in questo senso. Dobbiamo sperare che magari in qualche maltempo con venti da nord che rinfreschi l'acqua e rimescoli appunto le acque.